Bene amici della Soundtech World, benvenuti in questo nuovo video dove vi spiego come ottimizzare la rete wireless sull'Archer D20 e comunque su tutti i modem router che hanno questa, questa GUI, questa Graphic User Interface. Ottimizzare cosa vuol dire? Quindi se avete problemi legati a un apparecchio che non si connette in wireless, piuttosto che problemi con la Google Chromecast, oppure avete problemi di lentezza sulla rete wireless, allora per prima cosa dobbiamo andare nella voce Advanced e poi successivamente in Wireless. Questa è la sezione dedicata al wireless. Qui abbiamo la configurazione per quanto riguarda la rete 2,4 GHz e anche per quella da 5 GHz. Per la rete 2,4 GHz le ottimizzazioni che vi raccomando di fare sono queste. Dovete mettere VPA, VPA2 Personal, successivamente VPA2 PSK AES. Questa è la password wireless, non importa. Qui alla voce mode dovete mettere 802.11n only. Successivamente, se volete il massimo throughput tra i vostri device e il modem router, qua dovete mettere 40 MHz e, se necessario ancora, selezionare uno dei 13 canali in modo fisso. Quindi provateli tutti, mettete uno, fate salva e provate con il canale 1 e vedete se avete risolto i problemi o meno. Ce ne sono 13. Qua non è obbligatorio mettere 40, 20, cioè non è obbligatorio mettere 20 o 40, potete lasciare anche automatico. Molto fondamentale invece è il canale e l'802.11n only. Mentre invece se avete problemi di lentezza, sicuramente fondamentale è il problema del channel width, che è assolutamente fondamentale. Con Hide SSD si nasconde la rete wireless, quindi non è visibile alle persone che fanno una scannerizzazione con normale device. Poi chiaramente se utilizziamo un analizzatore di rete, questo appare. Per quanto riguarda le opzioni avanzate, se avete problemi nelle notifiche per quanto riguarda Android eccetera, qui l'intervallo di beacon mettetelo al minimo, in questo caso sul modem Archer D20 è 25, quindi inserirete 25. Quindi queste sono le impostazioni che consiglio nel momento in cui avete problematiche a livello wireless sul TP-Link Archer D20, ma anche su tutta la serie Archer, che a breve avrà la disponibilità di questa nuova GUI, che è questa nuova interfaccia Graphic User Interface che TP-Link ha rivisto e che potrete vedere nei miei altri video, dove vi spiego appunto tutte le varie novità che TP-Link ha introdotto. Vi ringrazio, ricordo di mettere un like a questo video, iscrivetevi e condividetelo con più amici possibili. Per Alessandro Tech World oggi è tutto, ciao e al prossimo video!